Il nostro viaggio alla scoperta delle meraviglie della Terra Umbra inizia ad Orvieto. Il suo stesso nome latino, Urbs Vetus, cioè città vecchia, fa subito capire quanto sia lunga la sua storia. La città ha innumerevoli angoli degni di una visita, ma è il suo duomo ad accentrare l'attenzione del visitatore. Si tratta di uno dei più spettacolari e splendidi monumenti gotici italiani e il suo recente restauro ha contribuito ad esaltare una bellezza d'insieme che ha pochi eguali, e non solo in Italia. Iniziato da Giovanni di Uguccione alla fine del 200, fu completato solo 3 secoli dopo, con l'arte di altri grandi architetti del passato, Lorenzo Maitani, Andrea Pisano, Andrea Orcagna. Celeberrima la facciata, che ha forma di un grandioso trittico, splendente di marmi policromi, sculture e mosaici che formano un insieme dall'aspetto davvero abbagliante. Eccoci ora a Trevi, distesa su un colle affacciato su dolci e verdi pendii. Di classica struttura medievale, come la quasi totalità delle cittadine umbre, il luogo è una continua scoperta di angoli splendidi e antichi, testimonianza anche qui di una storia lunga e affascinante. Importante la chiesa di San Francesco del 200, ricostruita in forme gotiche il secolo successivo, la quale per ampiezza e posizione documenta l'importanza raggiunta dall'ordine francescano nel comune medievale. Foligno è da sempre una delle cittadine più spettacolari e affascinanti dell'Umbria. Eppure c'è voluto l'infausto terremoto del 97 per far scoprire al grande pubblico tanti dei suoi tesori. Il cuore della città è Piazza della Repubblica. Tipicamente medievale, il palazzo comunale, sormontato da una torre quattrocentesca purtroppo crollata durante il terremoto. La grande piazza è completata dalla grande mole del Duomo, la cui origine risale al 1100 e che presenta un bellissimo frontale su cui spicca un portale del 1200 ornato di rilievi cosmateschi.
Pochissimi anni fa, Todi ricevette un onore sognato da qualsiasi città. Fu infatti definita da un comitato internazionale la città ideale per vivibilità. Il luogo, nobile e antichissimo, merita davvero questo attributo e noi lo abbiamo visitato immaginando come dovevano viverlo i suoi abitanti nei secoli del suo antico splendore. Già la piazza principale, Piazza del Popolo, rapisce lo sguardo, esibendo bellezza e storia in ogni suo angolo. La grande scalinata che porta verso il Duomo, risalente all'anno 1000, il Palazzo del Popolo e quello del Capitano del Popolo, intatti nella loro elegante struttura gotica. Converrà poi perdersi nelle tante stradine medievali, in cui arieggia ancora l'atmosfera di una vita antica, semplice e serena. E fra le tante chiese non potrà mancare la visita al Tempio di Santa Maria della Consolazione, iniziato ai primi del Cinquecento su uno splendido progetto attribuito al grande Bramante e sicuramente una delle opere più insigni del Rinascimento umbro. Giungiamo quindi a Spoleto, una delle città più grandi e note della regione. Situata in una splendida posizione, la città è dominata dalla fama del suo splendido duomo romanico del XII secolo. Fama oramai divenuta internazionale col celebre Festival dei Due Mondi, una delle rassegne italiane più importanti nel campo del grande spettacolo. Ma tanti altri sono gli antichi luoghi d'arte da visitare in città. La chiesa di Santa Eufemia, restaurata con le sue antiche e solenni forme romaniche. L'Arco di Druso, in travertino, eretto dai Romani nel primo secolo d.C. come monumentale ingresso al foro. Le antiche stradine medievali, ricchissime di negozi d'ogni genere. La chiesa di San Pietro, posta poco fuori città, dalla pregevole facciata che testimonia la cultura romanica dei secoli XII e XIII.
pochi chilometri da Spoleto incontriamo un altro celebre luogo, questa volta fatto di pace e pura natura. Citate già da Virgilio, le fonti del Clitunno restano ancora oggi una splendida oasi naturalistica, un luogo dove sfuggire al caos della nostra vita quotidiana. Innumerevoli sono in Umbria santuari e abbazie di grandissimo valore e interesse, spesso situate fuori dai centri abitati e dove si può maggiormente apprezzare il loro messaggio di pace e di bellezza. Questa è l'abbazia di Sassovivo, nei pressi di Foligno. Fu fondata dai Benedettini nell'anno 1000, in un luogo di grande suggestiva solitudine, e divenne nel 1300 un importante centro di studi della zona. La chiesa fu costruita addirittura nell'Ottocento e il convento dei frati si articola intorno a uno splendido chiostro romanico del 1229, costruito con archi a tutto sesto su colonnine binate, opera del maestro Pietro De Maria. Un altro affascinante convento si potrà scoprire salendo sul Monte Lucco, un ampio colle che sovrasta Spoleto e che da tempo è un apprezzato luogo di villeggiatura, ricoperto da una bellissima foresta di lecci. Il santuario, in semplice e perfetto stile romanico, sorge sul luogo dove proprio San Francesco aveva fondato un antico convento e ricorda perfettamente, nella semplice e suggestiva struttura dell'oratorio e delle celle, l'ambiente umile del suo fondatore. Continuiamo la nostra passeggiata nelle meraviglie del passato. Eccoci a Spello, città splendidissima, come ricorda un'iscrizione posta sul fronte dell'arco consolare eretto nel primo secolo a.C. e testimonianza del grande influsso romano che mostra questo bellissimo luogo. Thank you.
Non esiste praticamente città o borgo in Umbria che non presenti un suo particolarissimo splendore. Persino la città più importante, Perugia, pur nell'ampiezza e modernità che l'ha inevitabilmente trasformata, si presenta come un vero gioiello medievale e rinascimentale. A cominciare dalla straordinaria piazza 4 Novembre, situata nello stesso luogo dove sorgeva il cuore della città etrusca e romana. Piazza ricolma di monumenti, palazzi, chiese di grandissimo interesse, come la cattedrale, la Fontana Maggiore, il Palazzo dei Priori. E poi ancora altri mille angoli, stradine, piazzette, scorci suggestivi. Di notevole fama, poi, l'Università per Stranieri, che raccoglie una variegata umanità cosmopolita che rende la città un angolo internazionale della regione. Non si può non concludere un sia pur rapido viaggio in Umbria senza visitare il suo angolo più celebre. Assisi è il frutto di un miracolo della storia e della religione. Una città antichissima, come testimonia la perfetta facciata romana del Tempio di Minerva, in Piazza del Comune, che è riuscita ad attraversare millenni di storia senza perdere la sua antica, nobile identità. Ma fu Francesco ad elevarla al rango di luogo di fama mondiale. Figlio di un ricco commerciante della città, il giovane Francesco nacque proprio in una piccola stalla, incredibile segno premonitore di quello che sarà il suo destino. Convertitosi, nei primi del 200, il giovane fece voto di povertà e riuscì, pur in un arco di vita brevissima, a far conoscere il suo immenso messaggio di pace e d'amore a tutto il mondo conosciuto dell'epoca.
Oggi innumerevoli monumenti ricordano la grandezza del poverello d'Assisi, l'eremo delle carceri, dove il santo si ritirava in preghiera, immergendosi misticamente in quella natura in cui tutto gli mostrava la presenza di Dio. La Basilica di Santa Chiara, la consorella più celebre del santo, che per i suoi ideali rinunciò al mondo vivendo come il suo maestro nella povertà più assoluta. Infine, la grande e moderna Santa Maria degli Angeli, all'interno della quale è conservata la reliquia più pura e preziosa, la Porziuncola. Una piccola meravigliosa cappella dove il santo aveva fondato la sua regola, aveva creato il meraviglioso cantico delle creature, simbolo assoluto del suo messaggio d'amore, e dove volle morire adagiato sulla nuda terra, inneggiando a Sorella Morte.